Buonasera, benvenuti ai lavori del Consiglio Comunale, buonasera al Vigile Pubblico, all'amministrazione e al dottor Fandinato, che stasera ci relazionerà relativamente all'attività svolta. Allora chiamo l'appello, testa, Consoli, assente, Passione, Ottivini, Luca, Stillaci, assente, Pellegrino, Bellia, assente, Iuguano, assente, Nicosia, Testa, assente, Virgilito, assente, Restipo, Morina, assente, Caruso, Cantone, Sisighella, assente, Cuscunato, assente, Cudet, assente. Dieci presenti, 10 assenti, la seduta è valida. Prego, assessore. Presidente, il sindaco ha chiamato poco fa per impegni, non sa se arriva in orario per il consiglio. Va bene, grazie della notizia. Grazie. Allora, iniziamo i lavori con il secondo punto, ma che di fatto è il terzo punto dell'ordine del giorno. Lo leggo un attimo e poi le do la parola. Articolo 32 dello Statuto Comunale, relazione annuale presentata al direttore civico, discussione del Consiglio Comunale. Prego, consiglio Chimini. Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti. Io parlo in qualità di Presidente della Commissione che appunto mi ha sbagliato come gli altri punti di ordine del giorno della prima Commissione, sia la relazione dell'avvocato, difensore civico e anche gli altri punti che succederanno a questo. Io volevo solo complimentarmi a nome del mio gruppo e penso anche gli altri consiglieri, già l'abbiamo fatto nel momento che abbiamo letto la relazione e abbiamo visto l'operato che è stato molto utile alla cittadinanza, per i vari contenziosi che potevano nascere con le bollette dell'acqua e sia poi anche contenziosi per quanto riguarda buche e altre cose, e comunque ha reso veramente un servizio molto utile ai cittadini e ha evitato effettivamente che potessero nascere diverse contenziose che potevano aggraviare sia il comune e anche le tasche dei cittadini. Comunque poi sicuramente la relazione verrà messa sul sito internet come è stata fatta negli altri anni. Tutto qua. La ringrazio Presidente, ringrazio il difensore civico per quello che ha svolto. Grazie. Va bene, essendo che non ci sono interventi, io naturalmente mi associo anch'io a quanto detto dal consigliere Occhivindi, perché lui ed è presidente della prima commissione, abbiamo commentato la relazione ampiamente e effettivamente abbiamo constatato che è stato fatto un ottimo lavoro, quindi complimenti all'avvocato Spambinato per l'ottimo lavoro svolto e per tutto quello che è riuscito a dare all'amministrazione e ai cittadini, perché ha dato un servizio all'amministrazione. Prego. Grazie Presidente. Io a nome del gruppo Sento Civico, anche se non abbiamo nessun rappresentante nella prima commissione dove è stata vagliata appunto la relazione dell'avvocato, abbiamo comunque con i compagni del gruppo in questi giorni detto semplicemente la relazione appunto, e comunque possiamo dire che in effetti è stato fatto un ottimo lavoro, quindi ci complimentiamo con l'avvocato Spambinato, perché in effetti è una fatto un lavoro abbastanza valido, quindi questo a nome del gruppo, anche se ci siete assenti per motivi di lavoro, Presidente. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Prego, consigliere Luca. Questa cosa vorrei anche commentare, eravamo nella stessa commissione, però all'avvocato vorrei chiedere una cosa, che ha trovato nel tempo di questo anno e parte di abbastanza frequente, e ci sono, ha trovato i problemi che il Consiglio Comunale potrebbe risolvere tanto unito alla popolazione. Prego, consigliere. Sì. Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Io non ho letto la relazione dell'avvocato Spambinato, signor Presidente, anche perché non ne ho bisogno. Voglio dire, l'avvocato Spambinato io lo vedo,
presente, continuamente in contatto con l'utenza, la cittadinanza, la collettività, continuamente negli uffici a dirimere quello che invece potrebbe essere più avanti un problema più grosso. Quel suo lavoro è sotto gli occhi di tutti, al di là di qualsiasi relazione semestrale, annuale, che personalmente ritengo anche superflua per chiunque abbia semplicemente ha avuto la possibilità di vederlo all'opera in tutto questo tempo. Quindi un particolare ringraziamento da parte anche del gruppo che rappresento. Grazie. Grazie per il suo intervento. Allora, esauriti gli interventi, facciamo parlare l'avvocato. Prego, avvocato Spambinato. Buonasera a tutti, io vi ringrazio in maniera unanime per gli apprezzamenti che avete mostrato nei confronti della relazione, ma soprattutto nei confronti del lavoro svolto da me in quest'ultimo anno e negli anni precedenti. Devo dire anche che questo mi è stato possibile anche mediante la collaborazione con gli uffici, con i dipendenti del comune e anche con i consiglieri comunali. Infatti sul suggerimento del consigliere Luca, quello che può servire, può essere di maggiore input per aumentare ancora più l'efficienza, è magari un maggiore contatto tra l'ufficio del centro civico e i consiglieri, che comunque in buona parte c'è stato, anche perché il polso della situazione poi di fatto siete voi, nel senso che siete voi che andate che conoscete effettivamente i problemi del paese, che vi relazionate più di quello che posso fare io con il cittadino. Quindi magari vi chiedo di indirizzare maggiormente, anche per quello che già avete fatto, già è chiaro che è successo, però di rifarlo e farlo ancora di più nei confronti dell'ufficio, e io sono a vostra piena disposizione, del tempo. Grazie ancora per l'intervento. Allora, se non ci sono altri interventi, possiamo congedare l'avvocato Spambinato, ringraziandolo ancora, e chiudiamo il punto e passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, che poi di fatto è diventato il quarto. Allora, riconoscimento ai sensi dell'articolo 194,1 allora, del decreto legislativo numero 2267/2000, dedico fuori bilancio in favore della signora Cuba Felicita. Felicità. In esecuzione della sentenza numero 854/2013 emessa dalla TAR sezione prima di Catania. Allora, abbiamo il parere favorevole del Collegio dei Revisori e il parere favorevole della Commissione. Quindi, nominando scrutatori il consigliere Caruso, il consigliere Luca e il consigliere Occhivini, chi è d'accordo all'approvazione di la mano, si astiene, non manifesti, chi è contrario manca fermo. All'unanimità. Allora, con la medesima modalità votiamo l'immediata esecutività della delibera. Possiamo votare con il stesso scrutatore. Allora, passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, cioè che è diventato il quinto, è un altro riconoscimento di debito fuori bilancio a favore del signor Saulo Luciano in esecuzione della sentenza numero 2653/2010, emessa dal giudice di pace di Catania. Anche qua abbiamo il parere favorevole sia del Collegio dei Revisori che della Commissione, confermando gli scrutatori in Occhipinti, Caruso e Luca, chi è d'accordo con le stesse modalità possiamo procedere alla votazione. I pareri sono favorevoli. Già l'ho detto. Allora, con le stesse modalità votiamo anche questa volta l'immediata esecutività. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, un altro debito fuori bilancio, in esecuzione della sentenza numero 575/2012 emessa dal giudice di pace di Acireale. Anche qui c'è il parere favorevole sia della Commissione che del Collegio dei Revisori.
quindi confermando sul lavoro il consigliere Caruso, il consigliere Luca e il consigliere Chiriti, con le stesse modalità possiamo procedere alla votazione all'unanimità, e con le stesse modalità votiamo l'immediata esecutività confermando gli stessi sul lavoro. Signori, vi ringrazio per aver collaborato, per aver partecipato a questo consiglio comunale, vi auguro una buona serata, grazie a tutti.